Quindi, per allearsi con questi esseri, paradossalmente, la prima cosa da fare è volerci bene, andare d'accordo, superare le nostre incapacità e difficoltà relazionarle e unirci per fare del bene. È la cosa più difficile dell'universo per il popolo, perché il popolo è egoista. Il popolo prende dal potere quattro briciole che loro concedono e se le difende. Ma loro, quando decidono queste briciole di togliercele, vedi che lo fanno senza problemi. Allora è meglio allearsi con un potere, perché è solo, esclusivamente, una questione di potere militare. Vince chi ha l'esercito più forte. Grazie a Dio l'esercito più forte ce l'ha Dio. Quindi io sto dalla sua parte. Quindi se lui è l'arbitro di tutto, se lui decide che io devo crepare, nessuno mi potrà difendere. Nessuno. Manco gli extraterrestri. Ma se il padre decide che io devo vivere, mi possono sparare coi bazooka, non mi succede nulla. Questo è ragionare in modo sano, perché Dio esiste ed è il nostro creatore. Poi ognuno se lo realizzi, perché se no non serve a nulla, nella propria esperienza privata. Non possono essere solo chiacchiere ascoltate da uno come me. Io parlo di cose vere che ho sperimentato, quindi nella mia vita di oltre 30 anni, e chiudo, io non ho avuto, grazie alla ricerca, solo esperienze cosmiche, ho numerose esperienze mistiche, ma non nei sogni, ad occhi aperti, vissute nel quotidiano, perché la cosa è anche banale, se tutto è vero, prima o poi lo dovrò vivere, basta che cerco nel modo giusto. Quindi se è tutto vero, lo devo sperimentare. E ti assicuro, Manolo, che l'ho sperimentato. È tutto vero. Gli extraterrestri sono qui. Cristo è qui, sulla Terra, è già qui. Non deve tornare. Gesù è tornato nel 1951, deve solo salire su un'astronave, andare in cielo e poi mostrarsi al mondo, ma è già sulla Terra. Giorgio l'ha incontrato varie volte, io ho le mie piccole esperienze. Dio c'è, guarda con attenzione questa situazione, perché lui come padre vorrebbe la salvezza di tutti, ma ha dato uno standard, o vi adeguate, oppure dovete ricominciare, perché tanto siamo eterni. Quindi la soluzione a questo qual è? Prima di tutto quello con cui ho iniziato, la conoscenza. Quei libretti, quei messaggi, studiarli. Io li ho letti, tutti quei libri li ho letti almeno 5 volte.